Oggi costruirò la barca di cartone più veloce al mondo. Anche se ora starai pensando a due cose. Il cartone non galleggia nell'acqua e cazzo, quanto nastro americano hai usato. E se devo essere onesto, in entrambi i casi non ti stai sbagliando. Questa è circa la barca di cartone che vorrei costruire. Ho fatto un po' di conti, qualche sketch, qualche modellino, ma sai qual è la verità? Non ho mai costruito una barca. E quindi ho fatto ricorso a tutti gli strumenti di cui sono in possesso per farne una meglio possibile. E su carta sembra abbastanza carina, ci ho messo solo 5 minuti a stamparla. Ma nella realtà la storia è completamente diversa. Tecnicamente la barca deve essere lunga all'incirca 3,5 metri, un centimetro più, un centimetro in meno. E ho speso ben 2 giorni a unire pezzi di cartone riciclato. Solo dopo di questo ho iniziato a tagliarli. Esperimenti. Questa è tipo la parte più importante della barca, perché è dove si va a attaccare il motore dietro. E credetemi che è molto importante che questa parte sia molto solida. Motore! Fuck yes! Non sembra niente male. Questo è un Art Attack. Ho i calzini in tinta con le ciabatte. E dopo appena 5 giorni ed un'immensa cifra di denaro spesa in nastro americano, ho uno scafo abbastanza grezzo. La cosa più logica da fare è sigillare tutti i punti in cui si congiunge il cartone. E questo è uno di quei momenti in cui capisci che se c'è chi fa barche di lavoro è giusto che sia così, perché di solito l'elica deve stare sotto allo scafo, non dietro. Ah, sono proprio un coglione. Ok, il problema sembra apparentemente risolto. Questi due tubi sono quelli che dovrebbero sopportare tutta la spinta generata dal motore. Spero. E anche se questo insieme di scarti marci di cartone hanno una grezza forma di una barca, si muovono come un cazzo di budino. E credetemi, non dovrebbe comportarsi così. E così il giorno successivo, la mattina dell'ottavo giorno, ho chiesto aiuto alla mia ragazza per coprire l'intero scafo con un'altra quintalata di nastro americano. Là. Nice, nice hit. Sei felice? No. Ah, povera ragazza, che è costretta a aiutare suo moroso in un progetto ad altissimo tasso di fallimento. Iscriviti al canale. Bene, allora, attualmente il problema da risolvere è questo cazzo di budino che si muove. Ho appena provato aggiungendo quei pezzi di trasversali, ma non sembrano aver risolto un cavolo. Ok, ora è leggermente meglio. Circa. E con una vagonata di speranze mi dirigo verso il mio destino. Bene, allora, oggi sarebbe dovuto essere il giorno del varo della barca, ma sembra che stia per piovere. E ora qualcuno di voi mi starà perculando perché indosso una muta da sub per fare una troiata del genere. Ma io vi domando, avete visto di che colore è l'acqua? E ora è il momento della verità. Possono succedere un sacco di cose, ma la più importante è che la barca galleggi. No, eh? No, non so. Non so. No. E ho persino attaccato una boa al motore nel tentativo di salvarlo nel caso in cui dovessi affondare, perché è un motore che mi ha prestato mio zio, vale sicuramente meno di tutto il nastro americano che ho usato nella barca, ma lui ci tiene, quindi cerco di farlo sopravvivere. È caduto una vite, è caduto. È caduta una vite? Sì. Non bene. Devi stare più avanti possibile, però. Col peso, poi ti dovrai sbilanciare in avanti. E come se la situazione non fosse abbastanza precaria, abbiamo dovuto rimuovere qualche parte perché fisicamente non ci stavo dentro con il collo. Mi capotto, mi annego così, però. Va bene, tranquillo, te la tengo io. Ci stai? Ah, perché dici che ti rompe il cazzo. No.
Guarda. Vai. Sai, io ti lascio, eh. Vai. No. Ti lascio, eh. Vai. No. L'unico vero problema è che non riesco a vedere davanti a me. Oh merda. E ora come Ciano proverò a fare un'inversione e questo potrebbe essere il momento in cui si vedono i veri problemi. Oh, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Ok. Ok, ora proveremo a manetta. Riesco a sentirmi il culo bagnato. Oh no, c'è anche qualcuno che mi guarda. I can feel the water. I can feel the water. Where's the water? Oh no! Oh no! There's some water! Oh! Woo! Ah yeah! E proprio quando tutto sembrava andare nel migliore dei modi, successe l'inaspettato. Oh, no, no, no. Ovvero lo specchio di poppa cominciò a staccarsi e per poco non perdevo il motore. No, 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 no. Oh my god. Oh my god. Oh. Oh my god. Oh no. Oh. In sintesi, questo piccolo motore da due cavalli spinge talmente tanto che mi ha sradicato completamente la parte dietro dove si attacca il motore e rischio davvero di fare la fine di Ciano quando fa un'inversione. E quello che mi resta da fare è provare con le mani a raddrizzarlo per cercare di raggiungere il pontile, in poche parole. E la gente è ancora lì che assiste a questo teatrino patetico finché a un certo momento il motore è talmente inclinato che decide di spegnersi. Cazzo! No, come on! Oh my god! Please, take me home. Please, take me home. Oh my god. Guido, rientro. Sto perdendo tutto. Non vedo. Non vedo. Non vedo. Sto perdendo il motore. Sì, sei serio? Si sta staccando la parte dietro. Ok. 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 Yeah. Oh. 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 Oh my god. Oh! Ah sì! Fammi 5 vecchio! Sono sopravvissuto! Si sta staccando completamente! Fa caldo! No, le mutande rovesce!
Adesso la distruggi però calpestandola. No, la porto a casa e la rinforzo. Eccola. Coglione. E con una velocità di punta di 7,85 km orari proviamo a entrare nella storia. Infatti ho mandato l'applicazione per il Guinness World Record, ma spoiler, me l'hanno rifiutata. Porca mia puttana. Grazie per aver seguito anche questa avventura, ne seguiranno molte altre. Ok, vieni più avanti possibile. Se mi capotto mi annego così, però. Va bene, tranquillo.